nato dalla volontà di sperimentarsi di alcuni di noi, da alcune letture fatte, da alcuni tentativi ed errori fatti in classe, dalla riflessione poi su quegli errori. Ci stiamo anche dicendo da un po' di tempo che abbiamo un forte bisogno di formazione su questo e stiamo trovando anche degli ostacoli per realizzarlo. Forse abbiamo finito il lavoro sul lavoro cooperativo con la domanda: serve o non serve per includere chi è in difficoltà? Allora, è rimasta una domanda aperta e ci eravamo dati come compito di approfondirla quest'anno nelle seconde usando il metodo della Cohen, che ha approfondito un attimo e ha leggermente variato il metodo tradizionale, il lavoro cooperativo. Alle prime si era invece deciso di proporre il lavoro cooperativo, quello proprio base, semplice, così come la classico, tradizionale. Quindi io lascerei momentaneamente da parte questa riflessione sull'inclusione, poi anche, cioè, da parte ma rilanciandola, nel senso che adesso magari lo sperimentate anche voi in prima e vedete come funziona. Alla fine dell'anno noi sperimentiamo un po' di più la cosa e vediamo se abbiamo qualche riflessione in più. Un'altra riflessione con cui avevamo chiuso l'anno scorso era il fatto che non tutti sono obbligati a lavorare con gruppi cooperativi. Ci vuole una forte motivazione a farlo, perché richiede molta preparazione a casa. Però dall'altro lato l'aspetto positivo è il fatto che se si lavora a gruppi, tutti con questa modalità, basta fare un lavoro all'anno a gruppi. Però se uso la stessa modalità che usa la mia collega è molto più semplice, perché lei mi passerà i gruppi che ha già formato, perché l'ideale è mantenere i gruppi costanti per un periodo, quindi già metà del lavoro ce l'ho. I ragazzi hanno già lavorato in gruppo con lei, quindi farà più veloce a sistemarsi, è già stato tutto strutturato, organizzato, quindi paradossalmente mi risulta più facile. Poi l'idea è ovvio che non si lavori tutto l'anno in questo modo, ma se ogni materia vuole sperimentare un'attività didattica va benissimo, nel senso, o se uno non ce la fa nella sua materia va benissimo lo stesso. L'importante, che ci dicevamo ieri, è che se faccio un lavoro a gruppi tengo conto che magari qualcun altro in consiglio di classe sta lavorando con quella modalità, quindi non ignorarlo del tutto. Sì, un'altra cosa su questo, cioè l'anno scorso ci siamo ritrovati, chi ha fatto questo lavoro, anche un po' solo rispetto ad altre materie che non hanno partecipato. Non per tutti è facilmente adattabile nello stesso modo, però l'importante è che tutti i nodi che vengono al pettine da attività di lavoro cooperativo poi vengano condivisi anche con i colleghi che non hanno adottato il lavoro cooperativo in classe, per cui non tutti dobbiamo lavorare nello stesso modo nelle nostre ore di lezione, però provare invece a ragionare tutti insieme su quanto emerge da una modalità di questo tipo. Per cui il ragazzino che nel suo gruppo rimane schiacciato e non trova proprio modo di essere incluso diventa elemento di discussione per tutto il consiglio, che comunque non l'ha mai visto in quel contesto lì. Sì, infatti un'altra cosa molto importante da fare, molto in pratica, è aprire un filone di discussione all'interno del proprio consiglio di classe su lavoro a gruppi, che poi anche chi non lo fa può andare appunto a sbirciare e scoprire se c'è qualche alunno in sofferenza o cosa funziona o cosa no, o mettiamo, fa un'uscita, apre lì al file in allegato con i gruppi e quindi può comunque usufruire di ciò che emerge da quel tipo di lavoro, anche se è fatto da qualcun altro. Non è che tutti ogni volta devono fare tutta l'introduzione, la spiegazione di come si fa il lavoro cooperativo. In realtà questa spiegazione viene fatta una volta, magari con 2, 3, 4 docenti in classe insieme, e si dice: ragazzi, ogni volta che si lavorerà in gruppo, si lavorerà in questo modo.